innanzitutto dopo l'attività. Va spaccato a metà, se c'è il germoglio dentro va levato. Che cosa si ci mette quell'aglio? Nell'olio, giusto? C'è chi mette subito anche il peperoncino. Che cosa succede appena comincia a friggere? Si fa una patina attorno, quella dorata. Quella non deve succedere, perché sono contento di me, che si è simpatica tanto. Perché quella patina attorno, marroncina, impedisce la fuoriuscita degli oli essenziali. Si fa un buon odore duro fuori. Allora che cosa no? Perché noi vogliamo sentire l'odore dell'aglio e non vogliamo sentire l'aglio bruciato, perché man mano che va avanti quello si brucia sempre di più. Allora noi mettiamo stessa quantità, la parola è giusta, sì, è morbida, sì, ok, anche buona. Io non l'ho fatto piccantissimo perché so che ci sono dei bambini a volte con tu. Se vi piace l'ho fatto io, se non vi piace l'ho fatto con me. Allora noi mettiamo l'aglio, l'olio, mai lesinare sull'olio ma mai mettere troppo, e la stessa quantità di olio, acqua. Teniamo la padella un po' alzata così e facciamo andare l'olio piano piano. Non si deve scaldare molto, non deve sorpassare gli 80 gradi, non deve friggere, sennò quell'olio schizza. Ma intanto l'aglio si svuota dei suoi oli essenziali, diventa morbido. Okay? Una volta molto ammorbidito lo possiamo levare e a quel punto lì noi mettiamo il nostro peperoncino, perché succede la stessa cosa, l'olio peperoncino diventa nero, diventa un po' amaro, invece lo vogliamo che diventi rosso e che rilasci gli oli essenziali. Nel frattempo noi avremo già buttato la pasta, la buttiamo, ecco, aggiungiamo, sì sì assolutamente, mettiamo un altro po' di acqua, mantechiamo bene e aggiungiamo l'altro olio, mangiamo un altro, ecco, la mantechiamo con un altro filo di olio, perché l'olio a bassa temperatura addirittura crudo dà il meglio di sé. Noi quando ci sentiamo male, che usciamo da una casa o da un ristorante, è quasi sempre colpa dell'olio, o perché è troppo, o perché la temperatura era troppo alta, o perché non era un olio di qualità. Sappiate che l'olio di qualità non si compra 3 ore e mezzo, 4 ore, è impossibile. No, sì, perciò questo ci dà la possibilità di mantecare alla fine con l'olio, quella fetta che è rimasta in più ci fa la cremina e abbiamo quel buon sapore di aglio non usato. Bravo.